Ciao a tutti ragazzi, buon martedì e benvenuti a Video Game News, la rubrica di EveryEye.it che vi permette di essere sempre aggiornati con tutte le notizie dal mondo dei videogiochi. Cominciamo la puntata di oggi parlandovi di No Man's Sky. Infatti, il boss di Hello Games, Sean Murray, ha recentemente rilasciato una dichiarazione interessante parlando di un titolo davvero spettacolare e misterioso in arrivo a giugno 2015 su PlayStation 4. Potrebbe trattarsi proprio di No Man's Sky, come hanno pensato moltissimi utenti, ma ancora non ci sono conferme ufficiali. Naturalmente vi terremo aggiornati con tutti gli sviluppi di questa situazione. Rimanendo sempre in tema PlayStation 4, vogliamo parlarvi di Uncharted 4, che sappiamo essere in sviluppo presso i talentuosissimi Naughty Dog. Ancora non si è parlato della componente multiplayer del gioco, ma alcune posizioni di lavoro aperte nella società fanno pensare che il prodotto finito conterrà effettivamente delle modalità multigiocatore. Al momento le posizioni aperte sono due: una cerca un level designer in grado di interpretare al meglio i concept art che sono stati realizzati per la campagna, quindi possiamo aspettarci delle ambientazioni derivate direttamente dalla modalità storia, mentre invece l'altra posizione di lavoro aperta è relativa ad un programmatore in grado di bilanciare alcuni aspetti tipici delle componenti multiplayer, come ad esempio la progressione delle armi, dei livelli e gli sbloccabili. E passiamo alla dichiarazione di Alex Hutchinson, ossia Creative Director di Far Cry 4, che ha parlato del ciclo giorno-notte che sarà effettivamente presente nel gioco e di anche alcuni effetti atmosferici, tra cui neve e nebbia. Non sarà tuttavia presente la pioggia per motivi che lo sviluppatore non ha voluto o potuto per adesso dichiarare. Inoltre è stata anche rilasciata un'affermazione sempre da Alex Hutchinson relativamente alla libera esplorazione dell'Himalaya, che purtroppo sarà impossibile, ma delimitata soltanto ad alcune missioni della trama. Vi ricordiamo che il gioco uscirà il 21 novembre su PC e console Sony e Microsoft di vecchia e nuova generazione. E si avvicina la data dell'attesissima Halo Master Chief Collection. 343 Industries ha rilasciato recentemente alcune interessanti dichiarazioni. La prima è che mentre la componente single player del gioco sarà disponibile da subito, il multiplayer richiederà un aggiornamento di ben 20 GB. Naturalmente, comunque, la parte singolo giocatore sarà giocabile anche nel corso del download. E ci sarà un'altra mancanza contenutistica, ossia le Spartan Ops di Halo 4, che verranno rilasciate come aggiornamento gratuito nel mese di dicembre su Xbox Live. Nel corso del primo Eorzea Fan Festival di Las Vegas sono emerse da parte di Square Enix alcune interessanti informazioni sulla prima espansione di Final Fantasy XIV e Realm Reborn, che si chiamerà, lo ricordiamo, Heavensward. Sappiamo che fisserà a 60 il level cap, che ci saranno nuove job, una razza inedita e la città di Ishgrad, naturalmente anche molti altri contenuti. Uscirà nella primavera del 2015 e noi speriamo di potervi dare nuove informazioni in merito al più presto. E passiamo a Tecmo Koei, che ha ufficializzato la localizzazione occidentale di uno dei suoi ultimi JRPG, ossia Atelier Shally: Alchemists of the Dusk. Sì, il titolo sarà pubblicato in Europa e Stati Uniti nel corso del prossimo anno, anche se ancora non abbiamo una data. Sappiamo però che verrà mostrato per la prima volta durante l'MCM Comic Con di Londra. Si terrà questo fine settimana e quindi lì si potrà vedere per la prima volta il gioco con i sottotitoli localizzati in inglese. Nel caso specifico, ricordiamo che questo JRPG è un'esclusiva PlayStation 3. E come di consueto, passiamo adesso alle nostre personalissime top e flop news. E il top di questa edizione non possiamo che assegnarlo a Microsoft. La casa di Redmond ha infatti annunciato che ad oggi sono state vendute oltre 60 milioni di copie di videogiochi legati al brand di Halo, naturalmente comprendendo anche gli eventuali spin-off. L'ultimo aggiornamento in questo senso era del 2012 e parlava di 50 milioni di copie, quindi c'è stato veramente un bel boost in questi 2 anni, numeri che sono sicuramente destinati a crescere una volta passato l'11 novembre, quando verrà distribuita ufficialmente la Halo Master Chief Collection. Ultimo piccolo dato: su Xbox Live sono state registrate oltre 6 miliardi di ore di gioco nel corso della vita del franchise, pari a 684.000 anni, quindi veramente un risultato notevole per la casa di Redmond e il suo franchise di punta. E il flop di questa settimana lo assegniamo invece ad Ubisoft.
Un utente di NeoGAF noto con il nickname di Jindrax è infatti recentemente uscito allo scoperto dopo aver provato Assassin's Creed Unity su Xbox One nel corso di un evento in Belgio e durante la sua esperienza il framerate del gioco scendeva spesso sotto i 30 frame per secondo durante il free running e le sessioni di combattimento. Speriamo, l'unica speranza è che potesse trattarsi di un codice ancora grezzo e provvisorio, dato che invece la nostra prova tenutasi recentemente a Parigi aveva avuto dei riscontri migliori da questo punto di vista. Naturalmente vi terremo informati relativamente a questa situazione e vi ricordiamo ancora una volta che il gioco è in uscita il 13 novembre. E con questo anche per oggi era tutto, noi vi diamo appuntamento come sempre al prossimo martedì. Ciao!